No, no, ma va bene. Questo non si è regolato per leggere come. 1, 2, 3, benissimo. Sì, sì. Va bene così. Buonasera a tutti, sono Eugenio Giani, sono il presidente della Società Dantesca Italiana e quindi benvenuti a questa che è la prima delle tre occasioni che abbiamo voluto definire Dante in Santa Trinita. Ringrazio Don Gabriele e poi i padri voi lombrosani che qui in Santa Trinita testimoniano il loro esercizio di fede, di spiritualità, di guida in quella che è, come tutti noi sappiamo, uno dei tempi, uno dei luoghi di più grande storicità della testimonianza di fede nella città di Firenze. Devo dire che per noi questa è una iniziativa di grande importanza per la Società Dantesca Italiana che quest'anno festeggia i suoi 125 anni dalla fondazione e nel contesto delle festività per la nascita di Dante forse l'appuntamento di maggiore eccellenza. Tre occasioni e naturalmente oggi avremo la lettura del 33esimo canto del Paradiso da parte di Roberto Irlinska che ringrazio davvero della disponibilità. Ho visto, ecco, il maestro. Abbiamo tutti visto anche sulle pagine del quotidiano più letto a Firenze una bella sua intervista e lo ringrazio anche delle parole usate. Vorrei ricordare come a Firenze noi come società dantesca, ma l'amministrazione comunale, le altre istituzioni che vogliono divulgare, approfondire l'opera del sommo poeta di Dante Alighieri, è proprio nel mese di maggio, giugno che concentrano l'attività. Perché? Perché nel 1265 festeggeremo fra due anni i 750 anni dalla nascita a Firenze di Dante Alighieri nel bel San Giovanni, come lui ricorda nella Divina Commedia fu battezzato. Dante veniva alla luce e allora non sappiamo esattamente il giorno, ma vogliamo ricordarlo in quella fascia di giorni che sicuramente sono il suo compleanno. Lui ci ha più volte detto, penso alla Vita Nova, che era del segno dei gemelli e in alcune epistole fa riferimento al fatto che aveva festeggiato da poco il suo compleanno prima della battaglia di Campaldino, che ricordate in quella piana grande del Casentino vide vincere i fiorentini verso Ghibellini e Aretini, era l'11 di giugno del 1289. Quindi in questa fascia di giorni in cui cade il giorno della nascita di Dante fra il 21 di maggio, il primo giorno del segno dei gemelli, e l'11 di giugno noi cerchiamo di vivere i momenti che possano ricordarlo. Ieri, e ringrazio chi c'era, ho voluto portare tutti coloro che gratuitamente avevano intenzione di cogliere qualche spunto di riflessione fra le lapidi dantesche, quelle più di 30 lapidi che ancora il Comune mise nel 1907 fra le strade che rappresentano la vita, gli episodi che possiamo ricondurre di Dante nella sua formazione, nella sua giovinezza, nel periodo in cui visse a Firenze. Oggi partono le tre giornate di Dante in Santa Trinita. Sabato prossimo abbiamo la commemorazione tradizionale che facciamo nella Sala dei 200 in Comune dopo il corteo che da Palazzo Vecchio con il gonfalone si snoda fino alla statua di Dante, che è la statua dello scultore Ravennate Pazzi, che voglio sempre ricordarlo, il 14 maggio del 1865 volle segnare con lo scoprimento della statua la cerimonia ufficiale alla presenza del re e di tutti i gonfaloni delle città italiane per Firenze capitale d'Italia, perché la Firenze capitale d'Italia per sei anni dal 1865 fu proprio all'insegna del sommo poeta, della sua guida, del ruolo nell'unificazione attraverso la lingua sulla nostra città
del neo Stato italiano. Era 4 anni che sulla Gazzetta Ufficiale era stato pubblicato il nome di Vittorio Emanuele II come re d'Italia e non come re di Piemonte e Sardegna. Ecco, con la cerimonia di sabato mattina noi vogliamo concentrare vari momenti che testimoniano l'importanza e il messaggio eterno che Dante ha voluto offrire. Oggi il 33° canto del Paradiso, una lettura di così assoluto livello come quella che ci garantirà Roberto Erlisca, e vorrei in questo far riferimento anche al rapporto con il giorno. Papa Francesco stamani ha voluto ricordare, siamo nel giorno della Santissima Trinità, siamo quindi in quella preghiera che Dante fa proprio nel 33° canto del Paradiso, siamo proprio nel riferimento più diretto a quello che è la giornata che oggi, proprio da un punto di vista del calendario ecclesiastico, noi viviamo. Non poteva essere nella giornata della Santissima Trinità che nella Chiesa della Santissima Trinità a vivere questo momento, e quindi grazie a tutti i partecipanti, grazie di cuore non solo a Roberto Erlisca ma anche a Jacopo Nocchi e a Jacopo Venturi, che ora ci porteranno nel clima della lettura dantesca con il loro violino, il loro violoncello, con Bach, Fisch, insomma con la musica che ascolteremo e che sarà il primo momento prima di addentrarci nella lettura dantesca da parte di questo grande interprete che ringraziamo ancora di essere con noi oggi a Firenze. Grazie.
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute, e io che mai per mio veder non arsi più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer gli si dispieghi. Anco ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi, vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume si drizzaro, nel qual non si dee creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io che al fine di tutti disii appropinquava, sì come io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea per ch'io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal qual ei volea, che la mia vista venendo sincera e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio che il parlar nostro, che a tal vista cede, e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che somniando vede, che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede? Cotal son io che quasi tutta cessa mia visione, ed ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa, così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie lievi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti levi dai concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria
possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi, più si conceperà di tua vittoria. Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi, e mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener, tanto ch'io giunsi l'aspetto mio col valore infinito. Oh, abbondante grazia, ond'io presunsi ficcar lo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi, nel suo profondo vidi che s'interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze e accidenti e lor costume, quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume, la forma universal di questo nodo credo ch'io vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento ch'io godo. Un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli alla impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo, così la mente mia tutta sospesa mirava fissa, immobile ed attenta, e sempre di mirar faciesi accesa a quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta, però che il ben che del volere obietto tutto s'accoglie in lei e fuor di quella è difettivo ciò che lì perfetto. Omai sarà più corta mia favella pure a quel ch'io ricordo che d'un fante che bagni ancor la lingua alla mammella, non perché più con semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tale sempre qual s'era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume. Parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi igualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire come fioco al mio concetto, e questo a quel ch'io vidi è tanto che non basta a dicer poco. O luce eterna, che sola in te sidi, sola t'intendi, e da te intelletta e intendente te ami ed arridi, quella circulazion che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi chi miei alquanto circonspetta, dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo, qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando, quel principio dell'indige. Tale era io a quella vista nova, veder volea come si convenne l'imago al cerchio e come vi s'indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non
che la mia vista fu percossa da un fulgore, in che sua voglia venne all'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota chi gualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle.
Grazie, grazie a tutti, grazie soprattutto a Roberto Erlisca per quella splendida interpretazione nel brano del 33° canto del Paradiso, e ai nostri due violinisti, viola e violoncello, che sono stati bravissimi proprio nell'interpretazione di questi brani. L'appuntamento ora con Dante in Santa Trinità è per le prossime due occasioni. La prima sarà il 9 giugno, domenica, alle 16:30, con I Principi di Dante e Machiavelli, saranno gli attori di Arcazzurra Teatri. A introdurre, tra l'altro è fra noi, Riccardo Bruscagli, che è l'operatore di cultura da tutti conosciuto e stimato a Firenze, già preside della facoltà di lettere, e poi sempre Riccardo Bruscagli ci introdurrà domenica 23 giugno alle 16:30 al Boccaccio racconta Dante di Gabriele Lavia. Abbiamo concluso con questa, concluderemo con questa interpretazione di Lavia del Boccaccio incontra Dante, proprio perché tutti noi sappiamo che il primo lettore di Dante fu proprio il Boccaccio alla Badia Fiorentina, in ricordo di quell'occasione. Il trittico del Dante in Santa Trinità appunto si concluderà. Quindi l'appuntamento è per il 9 di giugno, sempre domenica alle 16:30, e per 23 giugno, sempre domenica alle 16:30. Grazie a tutti e complimenti a Roberto e ai nostri interpreti musicali.